Amici di Voci dal Cilento, bentrovati all'appuntamento con l'informazione dalla Valle del Calore e dalla zona degli Alburni. Partiamo proprio con un ampio servizio dedicato ad alcuni argomenti che riguardano questo territorio, a partire dal Covid. Nuove disposizioni anti-Covid sono state emanate in un'ordinanza dal sindaco di Ottati Elio Guadagno fino al 16 gennaio. L'ordinanza stabilisce il divieto di spostamento da e per Ottati per l'intera giornata, fatta eccezione per comprovate esigenze lavorative di assoluta urgenza e motivi di salute. Il divieto di frequentazione di piazze e spazi pubblici all'aperto per l'intera giornata, l'uso esclusivo della mascherina FFP2 sia in luoghi aperti che chiusi. Per le attività di ristorazione è consentita la vendita col solo metodo di asporto e consegna a domicilio fino alle 20 ed esclusivamente a coloro che sono muniti di Green Pass. Divieto poi di consumazione di cibi e bevande in luoghi e spazi pubblici. Tutte le attività commerciali sono accessibili esclusivamente a coloro muniti di Green Pass e devono cessare il loro esercizio alle 20. E il virus dilaga dunque anche nei piccoli comuni degli Alburni, dove gli amministratori hanno chiesto che sia convocata la conferenza dei sindaci sulle varie emergenze sanitarie, a partire dal Covid fino ad arrivare alla questione guardie mediche e pediatra. I contagi Covid crescono in maniera esponenziale e le strutture sanitarie preposte sono in forte difficoltà. Il comune di Acquara pone tra gli altri il problema dell'assenza della guardia medica. La carenza dei medici non può essere una giustificazione, bisogna trovare soluzione, si legge in una nota. Nella conferenza dei sindaci verranno affrontate anche tutte le situazioni relative all'emergenza Covid, completamento della terza dose, tamponi, USCA. E preoccupa l'amministrazione di Acquara la situazione che si sta verificando. Gli ultimi dati, si legge in una nota del comune, rilevano 56 contagi nel comune, anche se alcuni si stanno negativizzando e altri usciranno a breve dalla quarantena. La situazione del tracciamento resta difficile per la forte pressione sulle USCA. L'amministrazione continua a stare vicina a chi è stato contagiato e a chi si trova in quarantena. Chiediamo aiuto, si legge nella nota del comune, a tutti nel dare una mano per aiutare psicologicamente e materialmente chi soffre per il virus. Abbiamo in programma, si legge poi nella nota del comune per giovedì 13 gennaio, una nuova seduta vaccinale ad Acquara. Abbiamo sollecitato la conferenza zonale dei sindaci per scambiarsi esperienze ed iniziative utili per affrontare al meglio la pandemia e le tante criticità emerse in queste settimane. Abbiamo temporaneamente sospeso per ovvi motivi le domeniche della salute, ma domenica 30 gennaio saranno riprese con la dottoressa oncologa Clementina Savastano. Dobbiamo essere sempre più fiduciosi nella nostra comunità scientifica e vaccinarsi. Queste le parole dell'amministrazione comunale di Acquara. E cambiando argomento, è stato pubblicato ed è online sul sito della comunità montana degli Alburni l'avviso pubblico per la selezione di interventi pubblici e privati da inserire nel progetto pilota Patto Territoriale Alburni Calore Salernitano in fase di redazione da parte dell'ente montano con sede a Controne. Possono presentare progetti di investimento le aziende di tipo commerciale, agricolo o turistico avente la sede nei comuni di Acquara, Bellosguardo, Castelcivita, Castel San Lorenzo, Controne, Corleto Monforte, Felitto, Ottati, Petina, Ruscigno, Sant'Angelo a Fasanella e Sicignano degli Alburni. È previsto un contributo a fondo perduto per gli interventi imprenditoriali privati fino a un massimo del 75%. In totale la somma a disposizione è di 2 milioni di euro. La domanda va presentata via PEC all'indirizzo info chiocciola pec.comunitamontanaalburni.it. Le info sono sul sito comunitamontanaalburni.it. Ed ora spazio alle altre notizie che riguardano altri comuni della nostra provincia, la maggior parte delle quali anche in questo caso legate al Covid. Tornano ad essere di nuovo operative le tende posizionate nell'area antistante il pronto soccorso dell'ospedale Luigi Curto di Polla per ospitare i pazienti positivi al Covid in attesa del loro trasferimento presso i Covid Center della provincia di Salerno. Le tende, installate dai volontari della Protezione Civile Gopi, ANPAS di Caggiano e Polla, erano state già utilizzate dinanzi al presidio ospedaliero nel periodo emergenziale della prima ondata di pandemia. A Fisciano nuove aperture straordinarie del centro vaccinale dopo quella di martedì 11, l'appuntamento successivo è quello di martedì 18 gennaio.
Il centro vaccinale di Fisciano in via straordinaria sarà aperto dalle 8 alle 20 per la somministrazione non stop di 1000 dosi di vaccino anti-Covid-19. A Rocca Piemonte l'ASL di Salerno ha predisposto i prossimi appuntamenti con le giornate per le vaccinazioni, per la somministrazione della dose di richiamo presso il centro vaccinale. Si terranno il mercoledì e il giovedì di ogni settimana per tutto il mese di gennaio. Visto il numero elevato di richieste giunte nelle ultime settimane e al fine di evitare disagi e confusione per gli utenti, è richiesta dalla stessa ASL l'effettuazione di una prenotazione attraverso il portale internet della Regione Campania opendayvaccini.saresa.it. Al via Capaccio Pestum, presso il centro vaccinale allestito nella palestra comunale in Viale della Repubblica a Capaccio Scalo, le prime somministrazioni di vaccini Pfizer per i bambini di età compresa tra i 5 e gli 11 anni. Intanto continua anche la campagna vaccinale per gli adulti, in particolare con la somministrazione delle dosi booster che, nel caso di Capaccio Pestum, vanno effettuate previa prenotazione sulla piattaforma regionale Soresa. Presso l'Hub Capaccese sono previste due sedute settimanali, il lunedì e il venerdì pomeriggio dalle 15 alle 20, con priorità alle persone fragili. Il sabato mattina, dalle 9 alle 14, la seduta sarà dedicata esclusivamente ai bambini dai 5 agli 11 anni. Interessante iniziativa a Cava dei Tirreni dedicata all'ambiente. Anche quest'anno, infatti, l'assessorato all'ambiente, insieme alle associazioni del territorio, ha organizzato la campagna Recupero Alberi Non Recisi. In pratica, coloro che hanno fatto l'albero di Natale utilizzando alberi veri e con le radici, anziché buttarli, se non hanno lo spazio e la possibilità di ripiantarli, possono portarli presso il parcheggio di Via Gramsci, dove verranno ripiantati. Iniziativa di solidarietà e inclusione ad Agropoli. I ragazzi dell'associazione Cilento for All hanno realizzato delle shopper bag in tessuto decorate a mano nell'ambito del progetto che è stato sostenuto anche dall'associazione Centro Servizi per il Volontariato di Salerno. Il laboratorio artigianale rientra nell'ambito di un progetto finalizzato all'inserimento dei ragazzi autistici nel mondo del lavoro. L'iniziativa è stata presentata presso la sala giunta del comune di Agropoli alla presenza del sindaco, dell'assessore alle politiche sociali e del presidente dell'associazione Cilento for All. Ed ora spazio alla rubrica Che cucino. Ciao amici di Che cucino, bentrovati nella mia cucina. Oggi preparo caciocavallo sul letto di rucola e funghi champignon con delle scaglie di parmigiano. Prima di tutto sminuzzo i funghi. Poi metto della margarina in una padella a riscaldare, aggiungo anche un aglio. Quando la margarina si è sciolta, unisco i funghi champignon. Li lascio cuocere, aggiungo un po' di sale, un po' di pepe e li lascio cuocere per qualche minuto. Nel frattempo preparo la rucola, la lavo e la lascio scolare. Poi taglio il caciocavallo a fette spesse mezzo centimetro circa e le metto nella padella con i funghi. Le lascio cuocere per qualche minuto. In un piatto metto la rucola e poi vi adagio il caciocavallo, che evidentemente si è sciolto un po' troppo, con i funghi. E alla fine cospargo il tutto con delle scaglie di parmigiano. Ed eccolo qui il caciocavallo sul letto di rucola e funghi con scaglie di parmigiano. È pronto! E termina qui questo appuntamento con Voci dal Cilento, che vi invito a rivedere su vocidalcilento.it, ma anche sui social, quindi su Facebook, Twitter e YouTube. Vi ricordo naturalmente che potete interagire con la redazione di Voci dal Cilento attraverso l'indirizzo di posta elettronica info@vocidalcilento.it. Grazie per l'attenzione, a presto!